3, 4. All radio. Cereal. Oh, bentornati, bentornati amici Metallari Non e bentornati a una nuova puntata di Radio Serial Killer. Puntata primaverile, finalmente ci siamo, deciso registro. Puntata che arriva un po' in ritardo perché in realtà ho faticato a mettere insieme un episodio decente. Perché stavo... Insomma, aspettavo degli album che in realtà non mi hanno convinto al 100%, come ad esempio quello, l'ultimo degli Anthrax, che ho trovato, non l'ho ascoltato tutto dall'inizio alla fine, ma perché l'ho trovato abbastanza noioso. Poi qualche giorno fa, leggendo news sui Death Angel, band thrash metal di San Francisco, ho letto che uscivano con un nuovo album e quindi sono andato subito a curiosare. Ho ascoltato i pezzi che hanno rilasciato in anteprima e devo dire che per adesso mi hanno convinto. I pezzi che io ho potuto ascoltare sono tre. L'album uscirà esattamente, me l'ero segnato, il 27 maggio per la Nuclear Blast. E niente, ascoltando questi tre pezzi devo dire che mi hanno convinto parecchio e quindi ho deciso di farvi ascoltare un estratto, poi insomma da quelle che era rilasciato in realtà erano tre ascoltabili su YouTube, ce n'erano due, quindi ho deciso per una di queste. Però devo dire che mi sembra per adesso una buona partenza. Vi lascio decidere a voi. A voi Death Angel con Cause for Alarm. Just
Beh, direi che abbiamo cominciato subito a cazzo duro, eh? Cioè non si scappa. Questi erano i Death Angel, con la loro nuova Cause for Alarm, del nuovo album, vediamo se mi sono scritto da qualche parte il titolo, sì, The Evil Divide, che appunto uscirà il 27 maggio. Ora, questo è il loro quinto album dopo la reunion del 2001, perché questa è una band formatasi nel 1982 a San Francisco, e però nel 91 si sono fermati dopo tre album. Nel 2001 hanno deciso di insomma di ricreare la formazione, e da lì hanno tirato fuori già quattro album, e il prossimo, il 27 maggio, sarà il quinto. Quindi ricordatevi The Evil Divide. Ora partiamo con un'altra canzone. Altra canzone, scendiamo un attimino di velocità, parliamo di una band canadese che fa heavy metal, classico heavy metal, però classico tra virgolette, perché la band sono i Cauldron, tradotto insomma calderone, io la mia pronuncia fa cacare, quindi se li andate a cercare Cauldron o calderone, insomma, andatevi a cercare la traduzione. Dicevo, sono una band canadese, perché è un po' atipica come band heavy metal, perché è proprio band essenziale, ovvero basso, una chitarra e batteria. Alla voce c'è il bassista. Mi piacciono, mi sono piaciuti. Questo qua è il loro che ho ascoltato io, è il quarto album che si chiama In Ruin, uscito da poco. Loro appunto hanno all'attivo, oltre questi quattro album, 3 EP. E, insomma, sono particolari, un ascolto abbastanza particolare. Come sonorità è il classico heavy metal, però con la voce e anche la formazione rendono questo metal un po' diverso, ma ve li faccio ascoltare così saprete giudicare da voi. A voi Cauldron con Burning at Both Ends. Lost.
E questi erano i Cauldron. Beh, come avrete notato, non è proprio la classica band che fa quel classico heavy metal. Cioè, parliamoci chiaro, il ragazzo non è dotato di una voce inconfondibile, super figa. Però devo dire che il CD è veramente solido, è un gran buon CD, loro sono veramente bravi e mi hanno convinto. Quindi ho deciso di farveli ascoltare. Poi i gusti sono personali, a me piacciono. Ora vi volevo far ascoltare un gruppo. Allora, diciamo che appunto vi dicevo, non ho trovato molto in quest'ultimo periodo a farvi ascoltare, meglio, che a me è piaciuto particolarmente. Quindi sono andato a cercare anche roba un po' vecchia, dei gruppi, volevo ascoltare gruppi un po' datati per, insomma, così cambiare un attimino. Non riuscivo a trovare niente di nuovo, ho guardato un po' al passato e ho scoperto questo gruppo, ma proprio per caso, stavo ascoltando una playlist e ho scoperto questo gruppo. Sono andato a cercarmi qualcosa di loro e devo dire che molto mi sono piaciuti molto. Il gruppo di cui vi sto parlando sono i Grim Reaper, gruppo, vediamo che mi sono scritto anche qualcosa, gruppo heavy metal, vabbè, legato al filone della nu wave degli anni 80. La band si è formata nel 79 e dal 79 all'88 sono usciti con tre album. Poi hanno avuto dei problemi legali, perché loro quando hanno cominciato hanno firmato con un'etichetta, la Ebony, che con l'uscita del secondo album, con un'altra etichetta, hanno, insomma, la Ebony ha fatto causa al gruppo, li ha inguaiati parecchio. Nonostante fossero sotto una grossa etichetta, non sono riusciti, o meglio, con l'uscita del terzo album e quindi con una seconda causa, hanno dovuto chiudere bottega. Insomma, si sono sciolti nell'88 per via di queste cause, ma si sono riformati nel 2006. Ora, non è ancora uscito niente da quando sono tornati insieme, però ho letto sul loro sito internet che parlano, insomma, di un nuovo album nel 2016. Ora ve li faccio ascoltare con un pezzo. Non mi ricordo di che album è, forse del terzo, album omonimo, Fear No Evil, e la canzone è Fear No Evil. A voi i Grim Reaper.